Amici di Cellulare Magazine, bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi è giovedì e come tutti i giovedì sono in compagnia di Lucio. Ciao Lucio, come stai? Ciao Cristian, tutto bene, grazie. Perfetto, oggi Lucio, come tutti i giovedì presentiamo un nuovo gioco sì. E mi par di capire così, a occhio, che si tratta di un gioco di macchine. Ma però perché io sono uno perspicace. Eh sì, decisamente, si tratta di Touch Racing Nitro. Ah. Allora, un gioco di macchine, sì. Ma macchine radiocomandate. Ah, da chi? Hai capito? Da te e da me. Allora, non so se ti ricordi, visto che sei anzianotto, dovresti ricordarti. Beh, sì. Ai tempi della PlayStation era uscito un gioco che si chiamava Revolt, no? Sì, nel quale appunto si controllavano delle macchinine radiotelecomandate. E questo diciamo che prende spunto sulla falsariga. Ma facciamolo vedere allora. Aspetta, via. No, perché prima dobbiamo dire dove l'abbiamo preso. Bravo. Dove l'abbiamo preso? Non dire volgarità per piacere. Forse tu, io no. Comunque, no. Quello che ti voglio dire, l'abbiamo scaricato. L'abbiamo scaricato dal nostro sito di riferimento, che è playplanet.playmobile.it, dove pagando una cifra diciamo irrisoria, cioè 2,99 euro settimanalmente, scarichiamo a bizzeffe, a zavorra, proprio a iosa, a gratis, a UFO, tutto quello che vogliamo. Esatto, tra cui questo gioco. Questo gioco che si compone di tre opzioni. Sì. Si può fare il torneo, il time trial, il tutorial. Io comincerei a far vedere il tutorial. Perché il sistema di controllo. Ma tu non hai mai giocato un tutorial in vita tua. Il sistema di controllo è un po' particolare. Sì. E poi il tutorial è fatto bene. Allora facciamo vedere. In pratica, per controllare la macchina si deve mettere il dito sulla piaga. Esatto. E poi vedi, si sposta, si controlla così la macchina. È come se tu avessi una specie di filo conduttore che lo porti. Ma quelli sono dei piloni? Sì. Ecco, vedi. Perché si accendono? Perché ci passi di fianco, tac, e lo scopo del tutorial è quello. Ah, come quelli che ci sono giù lungo casa mia, quando ci passi di fianco poi si accendono. Sì, sotto c'è una signorina di tanto. Sì, anche. Di solito. E ad esempio, vedi, poi si va avanti e ti fa fare dei percorsi più difficili. Sì. C'è anche il turbo che si può raccogliere. Vabbè, insomma, questo per far vedere il sistema di controllo, che è molto particolare lo e diciamo. Originale. Poi vabbè, lo diremo poi quando diremo i pro e i contro. È originale, particolare. Magari era meglio se ci fosse stato anche un'alternativa. Esatto, come unico sistema. Però il gioco si chiama Touch, quindi vuole puntare molto sul fatto che si utilizzi appunto il touch. Allora, le macchine sono queste. Sì. Si può cambiare colore. Io uso quella verde con i Bella. Teschi, ti piace? Ma si possono anche sbloccare poi altre? Più avanti. Ah. Lo scopo del gioco naturalmente è quello di arrivare primo, ma non è solo per bearsi e glorificarsi di essere arrivati primo, ma se si vuole andare al livello successivo bisogna vincere, perché altrimenti i percorsi sono ecco, ma intanto bloccati. Vedo cos'è, si corre sulla moquette? Sì, di casa tua. Ma l'ho fatta togliere io. Allora vedi che come mio si controlla. Cugino veniva, fumava, poi puzzava. Vedi come si controlla. Ah, sei primo? Sono primo. La fisica delle macchine è fatta molto sì, molto sì, bene. È realistica, perché vedi? Comunque c'è anche nel salto, vedo che la macchina si scompone. Sì, poi dopo ci sono questi bordi. Poi e quando vai fuori pista? Se quando vai fuori pista è un macello, devi cercare di rientrare. Ecco, sbagli la strada e succede un casino. Ti facevo più forte, Sai cos'è? Il problema di questo sistema di controllo è che tieni anche il dito sullo schermo, sempre. E in certe circostanze, vedi come in questo, c'è il rischio che tu metta la mano davanti alla macchinina e che perda un po' di visibilità. Ora, noi questo gioco lo stiamo provando su un bel display bello grande, ok? Ma penso che magari a chi lo utilizza su un display di uno smartphone normale, magari da 4 pollici, possa avere qualche difficoltà in più. Su uno schermo grande in effetti è di più facile gestione, probabilmente sui 4 pollici o meno potrebbero cominciare i problemi, perché veramente gli spostamenti delle dita sono minimi a questo punto. Esatto. Ok. Tanto va bene, io faccio la telecronaca della gara. Lucio come al solito è quarto, quindi ultimo. E quarto non è però male. Vabbè, uno si è impattato. Adesso un altro ha usato il turbo. No, ma ce la puoi fare. Sento che ce la puoi fare se superi la macchinina blu. Ha turbato anche il tuo amico Thomas. È rimasto turbato. Poi
Basta, volevo far vedere anche l'ultima cosa, perché in pratica in questo caso qua, per passare al percorso successivo, bisogna necessariamente arrivare primi. Invece se si fa il time trial, si possono già andare. Tra l'altro ci sono tante ambientazioni che poi oltretutto sono anche carine. Si può andare invece a vedere quali sono gli altri percorsi. Qui si gareggia contro il tempo. Vedi, sono piste fatte bene, sono piste sempre sulla moquette, sì. Di quelle palle lì? Quelle palle lì praticamente destabilizzano la macchina. Se tu ci finisci sopra con le ruote, la destabilizzano, le fanno perdere di aderenza. Ce ne sono anche alcune rosse che proprio se ci vai sopra la macchina la fanno saltare. Cioè esplode? No, saltare, le fanno fare un balzo. Ecco, vabbè. Quindi, ecco, vabbè. Perciò, come potete vedere, la grafica di questo gioco è molto, molto bella. No, bello, mi piace perché ha stile. Vedo poi anche le scritte, le cose, sono fatte poi in grande stile. Ti devo confessare che ho una certa predilezione per questo genere di giochi con le macchinine, certo. Così, con questa vista a volo d'uccello. Va bene, non è che devi dire per forza le brutte parole. No, è così. Ai miei tempi si chiamava così. Ah sì? Vabbè, adesso sarà cambiato. Va bene, ecco. Lucio, direi che un'idea ai nostri amici sulle potenzialità di questo gioco sicuramente se le sono fatte. Ok, perciò cosa possiamo dire? Possiamo chiudere con i nostri pro e contro come facciamo sempre. Io intanto vado avanti un po' così. Cioè, vabbè, così fai vedere qualche altra ambientazione. Allora, io direi che tra i pro, tanto voglio dire, ne abbiamo parlato prima, c'è senza dubbio questa grafica di stile, diciamo, cartoon, però molto particolare, che a noi è piaciuta tantissimo. Poi dopo c'è la fisica delle macchine, perché come potete vedere si muovono e si comportano in modo molto realistico anche quando si salta, vedi se esatto, e perdono di aderenza, no? È fatto molto e quello bene. È un altro punto sicuramente positivo. Tra i punti negativi abbiamo detto il sistema di controllo, che presenta luci ed ombre, esatto, in realtà, e appunto probabilmente può creare qualche difficoltà soprattutto sui display più piccoli, esatto, ecco. E l'altra cosa che non ci è piaciuta è che poteva esserci magari qualche modalità che ti permetteva magari di sfidare gli amici sui social net o qualcosa di questo tipo. Così però, te la giochi e te la canti da solo, no? Un po' sì, un però po' vabbè, sì. Alla fine è una tua soddisfazione personale, un percorso che fai dentro di te, esatto, ecco. Bene, okay. Detto questo, dopo questo percorso che hai dentro di te vabbè, oggi è stata un po' una recensione a doppio senso, vabbè. Può capitare. Io direi che per questo Racing Touch Nitro abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Anche di più. Esatto. Quindi non vi rimane che scaricarlo da playplanet.playmobile.it. Se avete già pagato, diciamo, il fee settimanale, non fatevi scrupolo, cioè scaricate questo e altri giochi. Quindi esatto, non limitatevi a un gioco, ma scaricate più che potete. Sì, fatevi furbi. Perché magari fate l'abbonamento e poi scaricate un gioco. No! Picchiateci duro. Va bene. Non ci rimane che salutare. Oggi è andata così, Luce, eravamo particolarmente in forma. Ciao. Ciao.